Gesto semplice ma esemplare, spontaneo ma fortemente significativo, soprattutto dopo il turbolento 15 maggio che ha fatto parlare, anche a sproposito, della mancata festa dei ceri. Protagonisti, stavolta i più giovani, si sono ritrovati insieme, infatti, Capodieci e Capocetta, che ieri avrebbero dovuto guidare la festa e la corsa dei ceri mezzani. Lo hanno fatto salendo insieme fino alla basilica di Sant'Ubaldo e chiedendo al cappellano della festa dei ceri di condividere con loro un momento di preghiera e riflessione da dedicare al patrono, a nome di di tutti i giovani ceraioli che hanno dovuto rinunciare alla festa dei cerimezzani, riservata come ormai tradizione ai ragazzi tra i 15 e i 23 anni, la penultima domenica di maggio. Protagonisti di questo gesto, dunque, il capodieci del cero di Sant'Ubaldo, Tommaso Piccotti con il suo capocetta Alessandro Minelli, il capodieci del cero di San Giorgio, Matteo Filippetti, insieme al capocetta Giordano Bettelli, e il capodieci del cero di Sant'Antonio, Michele Fiorucci, affiancato dalla capocetta Vittorio Baciotti. Insieme a loro, in un'atmosfera molto raccolta e quasi. Claustrale con pochissime presenze in chiesa, il cappellano Domir Corsini ha guidato alcune preghiere, ha ricordato loro il compito di responsabilità che spetta chi ha chiamato a guidare i ceraioli e a dare il buon esempio. Infine, ha fatto loro omaggio di una copia della vita di Sant'Ubaldo, un modello il più alto a cui ispirarsi e non solo per le vicende ceraiole. In silenzio, poi, dopo una foto, ricordo in cui solo per un attimo, tenendo la mascherina, si sono avvicinati ai piedi dell'urna, i sei ceraioli sono tornati in città, sapendo di aver dovuto rinunciare a una giornata ricca di emozioni ma di poterle conservare semplicemente con un'attesa più lunga il prossimo anno resta questa ascesa e questo omaggio al patrono come momento illuminante e esemplare per tantissimi giovani davvero una gran bella notizia conferma che la festa dei ceri può guardare al futuro e confidare nei prossimi protagonisti lasciandosi alle spalle polemiche e contraddizioni dall'ultimo 15 maggio fin troppo esasperate intanto non si esauriscono le iniziative legate alla festa dei ceri anche con un 15 maggio sospeso la sezione filatelli dell'associazione Maggio Gubino che da decenni promuove la realizzazione di un annullo postale dedicato alla festa dei Ceri ha voluto emettere in questo 2020 in pregiata veste tipografica una cartolina realizzata da Maria Cristina Vinciarelli in previsione dell'annullo postale del 2020 che non si è potuto fare causa l'annullamento dell della festa. La cartolina è stampata in 50 esemplari numerati, il soggetto commentato da Cesare Coppari è collocata in un'apposita cartellina reperibile presso la libreria Fotolibri o presso la sede sociale di Piazza De Risi. L'arte resta protagonista anche quando la festa non c'è.